Ultima edizione della settimana del notiziario di Senigallia Notizie, venerdì 1 di luglio. Traffico di stupefacenti nelle Marche e in altre regioni italiane, indagate 9 persone, almeno 3 le cessioni di hashish e marijuana avvenute a Senigallia per un totale di quasi 4 kg. Ostravetere ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. Questa amministrazione ha dimostrato un'oculata e sana gestione finanziaria. Tra le misure più significative, il bilancio di previsione prevede stanziamenti necessari per la realizzazione del nuovo incrocio di località Pongelli, il restauro della sala del Cinema Teatro Alberto Sordi, la prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico a LED della pubblica amministrazione. Grande successo per la prima serata del Festival Internazionale del Fado. Esplorate le sonorità comuni alla musica portoghese e a quella napoletana. Nella serata di venerdì 1 di luglio il ponte immaginario sarà fra il Portogallo e la Sicilia. Intervento di disinfestazione contro zanzare e papatacci a Senigallia sarà effettuato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 di luglio e in quella successiva tra martedì 5 e mercoledì 6. Lo sport. Gli esordienti del Senigallia Calcio si aggiudicano il primo trofeo Città di Ancona. In finale travolgono il Borghetto per 9-1. Scattata la 7ª edizione del torneo di basket King of the Cage fino a domenica 3 luglio in Piazzale della Libertà a Senigallia. E adesso le notizie della regione. Inizia il suo viaggio dalle Marche Mangia Storie, il progetto che racconta il territorio proponendo una serie di video documentari promozionali del gusto italiano, patrocinato dalla Regione Marche, Film Marche Commission, Fondazione Marche Cultura e Slow Food Marche. Il progetto è nato dalla passione dei videomaker marchigiani Bianca Pasquini e Davide Mancini e vede coinvolti 5 importanti chef, uno per ogni provincia marchigiana. È un altro progetto importante dove attraverso appunto il racconto delle nostre tradizioni, in questo caso attraverso il cibo, attraverso i sapori, possiamo raccontare il nostro territorio. Quindi è un progetto che è in linea proprio con la visione anche culturale della Regione Marche, perché proprio attraverso la nostra cultura anche enogastronomica, la nostra diciamo realtà identitaria, proprio attraverso le nostre origini e le nostre radici vogliamo raccontare il nostro territorio, vogliamo raccontare la nostra regione. Siamo partiti dai prodotti tipici marchigiani, lavorati con la sapienza e la creatività di questi chef, e il tutto in una cornice diciamo di grandi bellezze che il nostro territorio ci regala, per creare questo contenitore che potesse essere un'attrattiva turistica. Volevo che proprio questa formula diventasse motivo di viaggio per possibili turisti, anche e soprattutto direi dall'estero, per venire a visitare la nostra regione e vedere, oltre alle bellissime bellezze che la regione ci offre e dà la possibilità di visitare, anche un tour enogastronomico. Dentro di me c'è sempre un ricordo indelebile, mentre la casa mia che arrivò al lungomare, e lì questo profumo delle nasse. È una sensazione bellissima. Piatto che in qualche modo riguarda tutta la Regione Marche, riguarda i marchigiani, la loro veracità e la loro tradizione. E poi l'aria è un vero e proprio ingrediente. Quando scendi dal treno a Porto San Giorgio o in qualsiasi altra città del mondo, c'ha un suo profumo che diventa sul piatto un ingrediente. Il mio obiettivo attraverso la nostra cucina è quello di raccontare le nostre origini, attraverso i nostri piatti, attraverso le nostre emozioni. Qui siamo nel Conero, la mattina vado nel parco a raccogliere il ginepro rosso selvatico, sono al mare e ho subito il prodotto ittico e riesco a fare dei connubi veramente molto interessanti. Questo è magnifico.
tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. E come di consueto le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Patrizio Cardellini intitolato In mezzo ai girasoli e carciofi in fiore. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook alle foto con più like, 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. Un'occhiata alle previsioni del tempo di sabato 2 luglio sulle Marche. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 23. I venti saranno tesi e il mare poco mosso. Vi segnalo anche la farmacia di turno nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio e la farmacia Carotti in via Piave a Senigallia. Grazie per averci seguito, buon fine settimana, a lunedì prossimo. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.